Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Stefania. In questo video prepariamo insieme i bounty. Per realizzare i bounty ci occorrono 100 g di panna di soia, 100 g di crema di cocco, 150 g di farina di cocco disidratato, 50 g di zucchero, 200 g di cioccolato fondente da fondere. La crema di cocco è facilmente reperibile nei supermercati della grande distribuzione nel reparto etnico, oppure la si può trovare nei mini market asiatici. Per ottenere questa consistenza è sufficiente mantenerla in frigorifero per 24-48 ore. All'interno di una ciotola capiente verso la crema di cocco, il cocco disidratato e una parte di panna. Mescolo il composto e quando la panna è stata ben assorbita aggiungo la restante parte. Sfodero uno stampo da plum cake con della carta da forno, verso il composto all'interno dello stampo da plum cake, diciamo dello spessore di circa 2 cm. Il composto deve essere ben compatto e quindi con un cucchiaio livello il tutto. Lascio riposare in frigorifero per una mezz'oretta oppure, per accorciare i tempi, 10 minuti in congelatore. Una volta trascorso il tempo di riposo in frigorifero, prendo il composto ottenuto e lo divido con un coltello in tanti piccoli tronchetti. Con le mani mi aiuto a dar forma ad ogni singolo pezzettino. Una volta terminato tutto il composto, lascio riposare nuovamente in frigorifero e procedo con il fondere il cioccolato. Per agevolare le operazioni di fusione del cioccolato non faccio altro che tagliarlo in piccoli pezzi e lo fondo appunto a bagnomaria. Una volta che il cioccolato è pronto, stendo sul piano di lavoro della carta da forno, riprendo i miei pezzettini di cocco dal frigorifero e li immergo con l'aiuto di due forchette nel cioccolato. Lascio ora che il cioccolato si rapprenda. Con le dosi che vi ho dato si ottengono circa 20-25 bounty e si possono conservare in frigorifero per una o due settimane, ma vi garantisco che andranno a ruba. Il mio video termina qui, spero che vi sia piaciuto e se vi è piaciuto lasciate un pollice in su. Vi lascio giù nell'info box i link ai miei canali social e vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Attivate le notifiche, così sarete avvisati tutte le volte che i miei video sono online. Ciao e alla prossima!